capire cosa... Non era una canna. Cosa stai fumando? Era una tisana. Va bene, chiusa la cosa. È un periodo di molta confusione, quindi dobbiamo soprattutto raccontare cosa è successo questa settimana, che ci ha reso ancora più confusi. Intanto ho letto sul Corriere della Sera che Craxi ha detto che non ha la possibilità né la volontà di andare via. Ora, sulla volontà, l'avevo capito. Sulla possibilità, Bettino, in realtà una possibilità c'è. Spiego, si fa così, Bettino, si va a casa, si apre la valigia, la si riempie, si telefona, si prenota i biglietti aerei che servono, si pagano, poi si saluta, aspetta, poi si saluta, anche noi ti salutiamo, con molta commozione tua, con molti rimpianti tuoi, ma con un gran senso di sollievo nostro. Ecco, perché è giusto che tu vada un po' in crisi, Bettino, ma ascolti, vai un po' in crisi, perché, ma non in crisi come un anno e mezzo fa quando giravi per Milano, che hai visto un socialista magro e per un mese sei andato a chiederti dove ho sbagliato. Capito? Ecco, poi la confusione è aumentata questa settimana anche perché succedono delle cose strane. Cioè io pochi giorni fa sono uscito per strada, vado al bar, uno mi dice lo sai che le macchine vanno a benzina? Ti giuro. Arriva un altro e mi dice ma lo sai che gli aerei volano? Ti giuro. Arriva un altro e dice ma sai che per andare in bicicletta bisogna pedalare? Non ti giuro. Poi ho letto sul giornale che Salvo Lima era un mafioso. Ti giuro. Poi aspetta, però poi dopo è arrivato Andreotti che ha smentito tutto, la macchina non va a benzina. È molto confuso il periodo, pensate, avrete letto anche voi quello che è successo a Bossi, che la Lega cinese ha detto che la Lega Nord sono meridionali, però non sapete che la Lega svedese ha detto che la Lega ticinese sono meridionali e che la Lega del Polo Nord, cioè bisognerebbe spiegare a Bossi tutti quelli che la Terra è rotonda, cioè che c'è sempre qualcuno più a nord di te, se non capisci il giro va a finire che un giorno andando a nord ti ritrovi a Città del Capo e il primo... Cosa? Caro amico, stando con te la settimana scorsa ti ho attaccato alle piattole, se tu riattacchi ad altre 9 tue amiche nel giro di un mese l'avremo in 15, nel giro di 2 mesi l'avremo in 36, nel giro di un anno l'avremo in 100 giorni, nel giro di 6 l'avremo tutti. Ho visto l'ultimo della catena andare col primo, che era guarito da un pezzo. Basta! Non c'è solo quel problema, ci sono anche altri problemi, non c'è solo il problema di infiammazione, c'è il problema della paura interiore nei sentimenti che avrete voi, abbiamo avuto noi, io l'ho avuta a un certo periodo della mia vita, io sono tornato a Milano.